Salve a tutti popolo di Insport e benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo format. Sono in un ambiente un pochettino diverso perché sono a casa del mio collega che mi edita i video. Allora, siamo qua e sto montando un video, appunto, sta montando veramente Davide. Ciao Davide, che sta reggendo la telecamera. Ecco qua. Riguardo l'allenamento, alcuni allenamenti che si fanno in palestra sul football americano. Ora andremo a vedere che cosa andiamo a fare, sono delle ispezioni di video in cui sono presenti anche degli errori e andremo a commentarli insieme. Quindi adesso andremo in editing e andremo a vedere appunto più nel dettaglio che cosa stiamo andando a fare. Prego, insomma, vieni con me nel video. In questo primo video possiamo vedere il nostro atleta che svolge una panca piana utilizzando delle loop band e delle kettlebell legate al bilanciere. Questo esercizio è molto più complicato del previsto perché, non essendo fisso il carico dato appunto da loop band e kettlebell, rimbalzerà ad ogni ripetizione e il nostro atleta dovrà avere un controllo continuo del movimento. Naturalmente gli errori sono stati fatti, ma in seguito, come già possiamo vedere queste ultime ripetizioni, si migliora la tecnica e un ottimo allenamento per migliorare l'equilibrio. Anche in questo caso possiamo vedere come, sfruttando degli semplici elastici, appunto queste loop band, si può andare a creare un ottimo allenamento, in questo caso per portare il classico blocco nel football americano. La prerogativa di questo attrezzo, appunto di questa loop band, è dare un tipo di contrazione, effettuare un tipo di contrazione che è di stampo auxotonica, cioè nel senso al prolungamento della loop band stessa aumenta l'intensità, di conseguenza aumenterà la difficoltà e la forza che il nostro atleta dovrà imprimere. In queste ultime battute possiamo vedere che il nostro atleta è già stanco e alcune ripetizioni di questo esercizio vengono un po' sporcate appunto dal carico interno. La loop band, che in questo caso è di colore rosso, quindi ha un'intensità abbastanza elevata, offre una resistenza notevole e serve per aumentare in questo caso la reattività dalla posizione di stance, quindi della partenza del football, la base del football americano. In quest'altra inquadratura si può vedere meglio come a un certo punto si iniziano ad alzare i glutei e inizia proprio a cercare di sopperire alla stanchezza come meglio può. Il target in questo caso è offerto dall'istruttore, che serve per imitare l'uomo di linea d'attacco e serve ad aumentare anche leggermente la pressione sul nostro atleta. Ragazzi, abbiamo visto questi allenamenti che vengono fatti principalmente nel periodo delle competizioni, quindi nel periodo di campionato. Questo è praticamente sono degli allenamenti particolari e vengono appunto attuati, vengono fatti con queste loop band, come abbiamo già detto nel video. Durante il gioco del football non si ha sempre come in palestra un peso davanti che va preso e spostato. L'uomo che è davanti ti porta il blocco oppure da uscire da un blocco, insomma, e quant'altro, si muove fondamentalmente, e la loop band serve appunto ad imitare questo movimento oscillatorio e a dare questa difficoltà. Naturalmente questi video sono stati fatti per far vedere che si può anche sbagliare, tecnicamente non sono perfetti, è vero, però io vi invito a provare questi tipi di allenamenti, posso garantire che sono veramente pesanti, anche perché a livello cognitivo il cervello, come già detto, deve perennemente registrare ogni singola ripetizione. Appunto perché questo rimbalzo continuo, questa trazione continua è veramente pesante. Detto questo, ragazzi, il video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se avete dubbi, perplessità, delle domande, qualsiasi cosa, scrivetelo nei commenti. Contattatemi su Instagram e su Facebook, dove vi invito a lasciare praticamente un bel like e un bel follow. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e buon allenamento da InSport. Ciao! Ho visto la...